Questa che vedete qui è una bottiglia di soluzione glucosata. Viene utilizzata in campo medico. Ora, leggiamo l'etichetta. C'è scritto glucosio 5%. Ora, evidentemente questa sarà la concentrazione del glucosio all'interno di questa bottiglia. Benissimo. Però noi siamo abituati a esprimere, a specificare bene la percentuale, se è massa, massa su volume o volume su volume. Leggiamo ancora l'etichetta, vedete c'è scritto glucosio monoidrato 55 grammi litro e continuando dice corrispondente a glucosio anidro 50 grammi sul litro. Ora, lasciando stare il fatto del glucosio monoidrato che vedremo in un prossimo video, concentriamoci sul glucosio anidro. Dunque, l'etichetta ci dice glucosio anidro 50 grammi sul litro e l'etichetta sempre mi dice glucosio 5%, quindi il mio 5% sarà sicuramente una massa su un volume, per cui la mia concentrazione della soluzione è 5% massa su volume. L'etichetta mi dice che io ho 50 grammi sul litro, ma questa bottiglia, come si vede, è da 500 ml di soluzione. Quindi il volume della soluzione è uguale a 500 ml. Per cui io adesso voglio conoscere quanti sono i grammi di soluto disciolti in questa soluzione, ovvero i grammi del mio glucosio anidro. Ok, questo problema può essere risolto in due modi. Vediamo il primo. Percentuale massa su volume è uguale ai grammi di soluto sugli ml di soluzione per 100. Ora, grammi di soluto è la mia incognita, quindi devo trovare da questa equazione i grammi di soluto. Come faccio? Attraverso le formule inverse riesco a dire che grammi di soluto uguale percentuale massa su volume per ml di soluzione fratto 100. Ora, percentuale massa su volume e ml di soluzione ce li ho e quindi posso sostituire 5 per 500 fratto 100. Questi si semplificano, quindi rimane 5 per 5 uguale 25 grammi di soluto, ovvero 25 grammi di glucosio anidro. Un altro modo per risolvere questo problema può essere quello di impostare una proporzione, cioè, dato che l'etichetta mi dice che io ho 50 grammi sul litro, ok, questo corrisponde a dire che ho 50 grammi su 1000 ml di soluzione, cioè ho 50 grammi di glucosio anidro ogni 1000 ml. Io però qui in questa bottiglia non ho 1000 ml, ma ne ho 500. Quindi quanti grammi di glucosio posso avere all'interno? Imposto la proporzione. Se 50 grammi si trovano su 1000 ml, x grammi si troveranno in 500 ml. La mia x è uguale a 50 per 500 diviso 1000. Come vedete, 1, 2, 1 e 2. Questo semplifica questo, quindi 5 per 5 diviso 1, praticamente 25 grammi di soluto.